Anche perché noi siamo, come archeologi, conosciamo molto bene il territorio sul quale ci muoviamo e siamo anche delle sentinelle ecologiche per molti aspetti. Ho segnalato proprio ieri al comune di Camerota, uno sversamento di rifiuti, probabilmente, fatto qualche anno fa, di rifiuti un po' di natura incerta, in un'area che vorremmo indagare, che è posto lungo la Mingardina, proprio lungo la Mingardina. Rifiuti di dubbia provenienza interrati nel sito archeologico. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi durante gli scavi in corso nel comune di Camerota lungo la Mingardina. A segnalarne la presenza il professore Elio De Magistris, docente di topografia presso l'Università degli Studi di Salerno. Il professore si è recato nel sito dove sono in corso i lavori di una campagna di scavi con interventi tra Palinuro e Camerota. Arrivato sul posto, ha notato la presenza di un grosso blocco di cemento posizionato per chiudere uno scavo. Il sospetto di De Magistris sulla presenza di una discarica con materiale di dubbia provenienza è stata confermata quando ha acceso il drone per effettuare delle riprese. La telecamera è andata in tilt. Probabilmente nel terreno è stato sversato materiale ferroso, comunque di composizione elettromagnetica, su cui è necessario ora indagare per sciogliere ogni dubbio. Il docente ha informato della vicenda l'amministrazione comunale di Camerota, allertando l'assessore all'ambiente Teresa Esposito, ed ha chiesto l'intervento dell'ASL di Salerno. La discarica risale probabilmente a qualche anno fa, sicuro non è recente. Qualche notizia più certa potrà arrivare dal confronto con foto aeree realizzate negli ultimi anni. I rifiuti sono stati interrati in una grossa buca sigillata con un blocco di cemento ben visibile dall'alto. Il professore De Magistris è impegnato in diversi scavi sul territorio cilentano. Nell'ultimo anno ha riportato alla luce i resti di un antico insediamento, probabilmente lucano, situato nel comune di San Mauro Labbruca. Ho chiesto l'intervento dell'ASL, avrei dovuto intervenire con gli studenti dell'università questa settimana, però ho preferito rimandare a dopo l'ispezione dell'ASL. E poi ci stiamo muovendo anche su altri monumenti minori, come ad esempio il cosiddetto cenotafio di Palinuro, che è un sepolcro romano del primo secolo a.C. che si trova a Caprioli, che avrebbe bisogno di essere valorizzato e studiato e insomma, tutelato meglio di quanto si faccia ora. Quindi, insomma, ci sono una serie di Sì, attività sì, in sì, sì. corso, ecco, per riscoprire e valorizzare. Secondo me ci sono altri siti che attendono ancora di Tanti, essere tanti. Siamo tanti, l'unico grande tanti. sito Sì, archeologico. è vero, abbiamo centinaia di siti minori, però ecco appunto ci stanno questi punti focali che ci possono dare grandi aperture storiche sul nostro passato e sui quali ora ci stiamo concentrando.